Moric, Corona ha un trattamento di favore. Un'ora dopo la liberazione già pubblicava foto, la Moric torna ad attaccare l'ex marito, che rischia di tornare in carcere per la violazione del divieto di social. Dopo un'ora dal suo rientro era con estetista, parrucchiera e fidanzata a pubblicare foto. Ad altri detenuti queste cose non vengono perdonate. Nina Moric commenta con una frecciatina tutt'altro che leggera l'attuale situazione dell'ex marito Fabrizio Corona. Uscito da San Vittore da pochi giorni, è stato liberato lo scorso 21 febbraio, rischia già di tornare nuovamente in prigione per l'accusa di aver violato una delle regole stabilite dal tribunale, la pubblicazione di video e foto sui social. Mentre l'opinione pubblica è spaccata in due sull'eventualità di una nuova incarcerazione, la Moric non ha molti dubbi in proposito. Quello della magistratura contro Corona non sarebbe un accanimento, anzi. Le parole che Nina ha affidato a un post pubblicato poche ore fa su Facebook sono durissime. La Moric vuole Corona più vicino al figlio Carlos. Non si pensi, tuttavia, che Nina Moric sia contro la liberazione di Fabrizio Corona. All'indomani della scarcerazione, la modella di origine croata si diceva felice e sollevata dalla notizia. Inoltre, ha auspicato addirittura che il loro figlio Carlos vada a vivere con il padre. Attualmente, il ragazzo che ha 16 anni è in affido alla nonna paterna, Gabriella Privitera Corona. La Moric ne ha perso la custodia dopo un episodio di autolesionismo risalente al 2015 e da mesi Nina lancia appelli pubblici affinché le venga data la possibilità di vederlo più spesso. Lei e Carlos, che peraltro, a suo dire, avrebbe gravi problemi di salute, si sentono una volta alla settimana e si vedono ogni 15 giorni. Corona è tornato da Silvia Provvedi. Fabrizio Corona è tornato a vivere nella sua abitazione milanese con Silvia Provvedi. Ospite a Verissimo lo scorso sabato, quest'ultima raccontava la nuova vita del compagno, sostenendo come si tenga lontano da social e conduca una vita normale. Il mio primo pensiero è che lui non violi nulla, che stia lontano da ogni tipo di e che riprenda in mano la sua vita regolare, ah. Dichiarato la Provvedi, eppure, sul profilo Instagram dell'ex re dei paparazzi negli ultimi giorni sono apparsi alcuni post, che pure sono ufficialmente firmati dallo staff di Corona. Il commento dell'avvocato di Corona. Fabrizio Corona non ha violato alcuna norma, ha commentato il suo legale Ivano Chiesa Mattino 5, anche io ho appreso la notizia come voi tramite le agenzie di stampa, ma nessuno gli ha notificato quanto accaduto nelle ultime ore. C'è un magistrato che deve decidere per RIS nei suoi confronti, non commento.